Ciao a tutti, oggi sono felice di darvi un'ottima notizia. È uscito il bando Amianto Zero, un bando destinato esclusivamente alla rimozione e smaltimento dell'amianto dagli edifici scolastici pubblici. Un risultato straordinario di cui mi sento partecipe, perché tutto è iniziato con una richiesta di accesso agli atti in Consiglio regionale in cui come Movimento 5 Stelle chiedevamo di avere un quadro della situazione dell'amianto presente negli edifici scolastici della Lombardia, ed è continuato grazie alla sensibilità dell'assessore Rizzoli e di tutto il suo staff, con una collaborazione costante che ci ha portato, dopo una verifica sul campo, sul territorio, oggi a partire con il primo passo di questa operazione che è stata proprio definita Amianto Zero, perché lo scopo finale è quello di arrivare, se possibile entro il termine di questa legislatura, ad eliminare definitivamente l'amianto all'interno delle scuole presenti sul nostro territorio. Dunque, Amianto Zero, un bando di cui troverete chiaramente il link qui sotto e con tutte chiaramente i dettagli da seguire per potervi accedere, destinato agli enti locali per, ed è questa la prima novità, non genericamente per, diciamo, l'edilizia scolastica, quindi per lavori di ristrutturazione generica all'interno dell'edilizia scolastica, ma finalizzato alla eliminazione, lo ripeto, e allo smaltimento dell'amianto. Il primo bando in tal senso, con un'indicazione così precisa. La prima novità di questo bando è proprio questa, quindi un bando specializzato esclusivamente alla rimozione dell'amianto, destinato, come dicevo, agli edifici scolastici pubblici e quindi alle scuole dell'infanzia, scuole primarie e secondarie di primo e secondo livello. La seconda novità di questo bando è che naturalmente serve anche e contribuisce ad avere un quadro sempre più dettagliato dello stato degli nostri edifici scolastici sotto il profilo della presenza di amianto, cosa che ci consentirà anche di valutare per le annualità successive quanto eventualmente destinare per poter raggiungere l'obiettivo amianto zero. La terza novità è il fatto che chi non potrà usufruire dei fondi previsti da questo bando per, diciamo così, esaurimento delle risorse, rimarrà comunque all'interno di una graduatoria che consentirà di accedere ai bandi successivi quando verranno rifinanziati. Ecco, questo è, devo dire, un risultato incredibile, ottimo, che ci consente di partire, perché questo è soltanto un punto di partenza e non un punto di arrivo, in quanto con l'assessore Rizzoli abbiamo comunque già convenuto di rifinanziare questo bando con soldi che ci consentano quindi di raggiungere l'obiettivo, lo ripeto, amianto zero. Vi invito quindi tutti, soprattutto le scuole e gli edifici scolastici che già avevano in qualche maniera un progetto pronto, a partecipare e a usufruire di questo bando regionale, che consente di avere risorse a fondo perduto in percentuali chiaramente diverse a seconda del numero di abitanti del comune, quindi dell'ente locale che vi accederà. Naturalmente vi terremo aggiornati nei prossimi mesi, non soltanto sull'esito di questo bando, ma anche su futuri ulteriori finanziamenti.